Bene, il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana è ausiliario delle Forze Armate e dell'Esercito e prende parte a tutte le operazioni quando appunto è chiamato dalle varie Forze Armate che necessitano del suo intervento. È fatto principalmente da personale ausiliario, da personale che ha fatto il servizio militare o da giovani che sono stati esentati per via che il servizio militare è stato momentaneamente sospeso. Si entra comunque dietro presentazione di una domanda e facendo tutte le visite necessarie per gli arruolamenti. Si partecipa a tutte le operazioni di aiuto alle popolazioni, come nel caso del recente terremoto, delle recenti alluvioni, e si partecipa ogni qualvolta l'esercito si muove per determinate operazioni dove è necessario l'intervento appunto del Corpo Militare della Croce Rossa, che è ausiliario delle Forze Armate e di supporto alle operazioni di assistenza delle persone. È una delle componenti della Croce Rossa Italiana insieme alle infermiere volontarie, ai donatori di sangue, ai volontari del soccorso, e quindi svolge attività sul territorio, in tutta la provincia, in tutta la regione, ed è capillarizzato a livello nazionale in centri di mobilitazione che dipendono da un ispettorato nazionale.